In programma per sabato 29 giugno qui ad Alcamo in pieno centro storico. Intanto vi ho mostrato quella che è la targa che sarà scoperta. Si vede proprio una scopertura di una targa in onore, in ricordo di Pietro Viola. Qui con noi la figlia, buongiorno, che si chiama, buongiorno. Sì, Rosanna Viola, buongiorno. Signora Rosanna, dunque, ci dica, questa è un'iniziativa che mira a ricordare opportunamente, anche valorizzando quest'angolo, questa scalinata che facciamo vedere qui tra la via Giovanni Amendola, la via Francesco Laurana, la piazza Mercato e la via Discesa Santuario. Vediamo qui sulla destra anche la via Arco Itria, con il caratteristico arco appunto. È un modo questo anche per valorizzare questa parte del centro storico, occorre dirlo, oltre che per ricordare e far conoscere a chi non l'avesse conosciuto suo padre, chi era Pietro Viola, appunto, signora Rosanna. Ma mio padre, diciamo che era una persona che per quei tempi, nel periodo in cui del dopoguerra, lui cominciò ad avere l'età dei suoi 15-18 anni, era una persona molto all'avanguardia, aveva tantissime idee e soprattutto una innata generosità che lo portava come cultore della musica. Lui ha studiato la musica attraverso allora la banda musicale e mi ricordo che mi racconta anche che nel nostro teatro lui andava a seguire le opere liriche fin da ragazzino, quindi da noi c'erano queste rappresentazioni. E allora l'amore per la musica lo porta a far sì che la cittadinanza, quindi poi inserendosi nella banda musicale, potesse avere dei riscontri fattivi, concreti, nella divulgazione proprio di questa diciamo, meravigliosa attività che è quella della conoscenza della musica e del fare il musicista, tant'è che nel periodo in cui moltissimi anni lui fece il co-direttore nonché revisore dei conti, la premiata banda musicale era composta da circa 100 elementi di ragazzi giovanissimi che prendevano lezioni proprio attraverso la banda, anche gratuitamente. Lui faceva sì che si comprassero anche gli strumenti per i ragazzi meno abbienti, in maniera tale che la divulgazione della musica potesse intanto nascere nel cuore di questi ragazzi una passione che poi avrebbero portato nel corso della loro vita. Tant'è che tanti musicisti sono formati in quel periodo e che attualmente vivono di musica, sono maestri e professori di musica. E Pietro Viola poi per la città pensa, per sposare mia madre, di intraprendere un'attività commerciale. Inizialmente lui desidera aprire un bar perché lui era un pasticcere, un ragazzino piccolissimo pasticcere, nel periodo in cui c'era la pasticceria che adesso non esistono più, però siccome pensavano di aprire un'attività insieme alla mia mamma, allora fidanzata ancora, allora diciamo che ha evitato il bar perché ancora c'era tanta promiscuità, non sono i bar di questi tempi, per cui ha preferito aprire un'attività commerciale che potesse servire anche alla cittadinanza, poiché appunto oltre ad essere una merceria, una profumeria, vendeva maglieria intima, calze, filati, allora vendeva anche giocattoli, insomma tutto tranne nei generi alimentari. E da lì piano piano hanno aperto da fidanzati, quindi ecco la mentalità avanti di mio padre e anche di mia madre. Dopo 2 anni si sono sposati e da lì hanno creato veramente un punto di riferimento, questo negozio, per tutta la cittadinanza e anche per le persone di fuori, che non era solo un punto vendita, era un punto anche dove si faceva cultura, dove si parlava, si faceva salotto, si aiutavano le persone.
Allora c'era molto povertà, mi dice la mamma, e quindi loro aiutavano, ma hanno sempre detto che la mano destra non deve sapere quello che fa la sinistra. Per cui tante storie adesso me le racconta mia madre, ma me le hanno raccontate dopo la morte di mio padre tantissime persone che hanno avuto o direttamente o indirettamente, perché per esempio presidenti di associazioni, presidenti di orfanotrofi, presidenti delle realtà allora della Casa del Fanciullo, dove mio padre stabilmente, in maniera proprio periodica, portava tanta maglieria intima per queste signorine che andavano crescendo, per i bambini, ma serviva anche monasteri, aiutava anche le suore. Quando, io mi ricordo le suore che dovevano anche di clausura andare a Palermo. Signor Viola, mi accompagna dopodomani a Palermo, e papà si rendeva disponibile. Quindi, diciamo, per tante persone è stato un punto di riferimento, una nota di orgoglio per noi figli. E mia madre ancora attualmente viene veramente da tutte le persone di qualunque classe sociale, di qualunque età, di qualunque sesso. E tutti hanno un ricordo di quel negozio. Certamente viene ricordata la serie di attività benefiche con grande risvolto, insomma, fattivo sul piano sociale, come lei opportunamente ha appena detto, di suo padre. Come si chiama invece sua madre, la signora, la vedova? La mamma si chiama Lombardo Rosa, però tutti la conoscono come la signora Viola, ecco. E si chiama Lombardo Rosa, è anche lei una donna molto energica, ha 95 anni adesso, è molto energica ed ha rappresentato anche lei un punto di riferimento per gran parte della città. A disposizione sempre, sempre di tutti e diciamo con un cuore aperto alla solidarietà. Ebbene, signora, anzi mi correggo, avvocato Rosanna, giusto dare titoli giustamente professionali, che lei insomma esercita, o meglio ha esercitato delle attività a livello pubblico, ci vuole parlare anche di questo. Ma no, guardi, io di me non vorrei parlare perché diciamo che sono cresciuta proprio con questo senso di umiltà, di non. Sono le persone che devono qualificare la gente, ecco che poi noi possiamo avere tutti i titoli di questo mondo, ma poi avere il cuore arido e la mente chiusa e ristretta, a che cosa serve? Non serve a niente, quindi le cose più importanti non sono i titoli, ma sono quello che effettivamente una persona fa, realizza per la società, anche per una sola persona, per il prossimo, in maniera molto silente e diciamo, dando anche, se mi permette, gloria pure a Dio di quello che ci dà. Benissimo, allora appuntamento alla tarda mattinata 11:30 di sabato prossimo, qui in questo punto del centro storico. L'amministrazione comunale ha accolto questa vostra richiesta, è stata una richiesta della vostra famiglia. Ecco, come è avvenuta, come si è concretizzata questa idea in maniera più dettagliata? E guardi, io ho la passione per la scrittura di libri, non pubblico, però ho questa passione. E quindi stavo scrivendo, conoscendo la varietà degli episodi che circoscrivono e caratterizzano la nostra famiglia, e mi accingevo e stavo scrivendo un libro sulla storia della mia famiglia. E se non che sono arrivata ad avere in mano veramente tantissimi documenti, anche a mia insaputa, e tantissime esperienze fatte da altre persone che mi venivano appunto dette, che ho deciso di portare questa a conoscenza dell'amministrazione, del sindaco, che ripeto, in quel momento non conoscevo, ma perché c'era un periodo che ho abitato anche fuori, e quindi e lui ha detto che
è valsa la pena, ecco, valeva la pena di provare. Poi ha avuto questo riscontro anche nelle sedi della prefettura di Trapani, della questura e poi di un ufficio storico di archivio presso la Regione Sicilia. E quindi l'iter si è concluso così in maniera serena, è scivolato via tutto senza nessun intoppo, in maniera naturale, tanta naturalmente dimostrazione di stima con delle dichiarazioni fatte da tante personalità che ancora oggi sono in vita nella nostra città. Perché non basta solo portare documenti, riviste, giornali, ma ci vuole che ancora ci siano dei presenti che possano testimoniare quello che è stato mio padre, quello che faceva in seno alle varie comunità, nelle varie attività. Queste persone saranno presenti, per esempio una di quelle che mi sta sovvenendo adesso è la costruzione della chiesa Stella Maris ad Alcamo Marina. Lui ha collaborato fattivamente, molto fattivamente, alla raccolta appunto dei soldi, ai progetti, a dare una mano su tutto perché venisse realizzata questa chiesa da parte dei salesiani ad Alcamo Marina. Ecco, mi sovviene una di quelle cose che portano il suo anche nome, come quelle di tante altre persone che sono invitate e che stimano mio padre e sono gli amici rimasti. Dunque auguri che sia auspicabile anche che questi angoli così suggestivi e preziosi del centro storico, tra questi anche appunto la via Arcoitria che continua a mostrarvi, possano essere oltre che valorizzati adeguatamente sorvegliati pubblicamente, puliti costantemente, perché qui spesso ecco, si manifestano episodi di inciviltà, dobbiamo dirlo, abbandoni di rifiuti e quant'altro, e non è una bella cosa. Eh sì, ha ragione, ma questo, come dice mia madre, dipende da noi, perché l'amministrazione aiuta, l'amministrazione fa la raccolta, però se ciascun cittadino veramente si adoperasse a fare il minimo richiesto, veramente noi potremmo vivere in un salotto naturale che è la nostra città, che è il nostro sito meraviglioso di Alcamo Marina. Le nostre spiagge, dipende tutto dal nostro buonsenso e dal grado di sensibilità che ciascuno di noi ha sviluppato. Invito tutti a veramente guardarsi attorno, vedere le bellezze che sono state create sia dalla natura che dall'uomo e di collaborare fattivamente nella conservazione di tutto questo. Io ringrazio lei, ringrazio anche la cittadinanza.